Ho ricevuto l'invito dal mio hater schifo Kazuo-san. Eccoci! Ehi Ale, eh sì, mi chiama Ale perché ho appena creato un account fake che si chiama Alessia. Ce l'hai fatta, che te ne pare? Non ci sto capendo niente, dal tuo tutorial su Instagram sembrava più semplice. Perché sì, sono ben 2 giorni che sto parlando con lui su Instagram con un account fake e l'ho convinto a giocare insieme a Brawl Stars. O forse il contrario. E infatti non ti preoccupare, sono qui proprio per insegnarti. Ci sarò sempre. È innamorato di noi, cioè è innamorato di Alessia. E noi gli rispondiamo: ah, che cucciolo. Avrò la mia vendetta. Ma perché ti chiami schifo Kazuo-san? Cosa vuol dire? Faccio finta che non... cioè che Alessia non conosce me. Oh mio Dio, non ci sto capendo già niente. No, no, nulla! Non farci caso! Guarda che infame! Dai, spiega, lo sai che sono curiosa. Va bene, sai che se me lo chiedi così non posso mai dirti di no. E ovviamente lascia sempre cuoricini. Kazuo-san è uno che fa video. Io faccio finta di non conoscerlo e quindi dico: su TikTok? E a proposito di TikTok, finalmente ho creato il mio profilo, mi raccomando andatemi a seguire, tutto a tema Brawl Stars. No, su YouTube. E perché schifo? Dopo vado a cercarlo, magari dopo. Fidatevi, io vi consiglio di seguire tutto il video perché questo qui è il più epico del canale. È una lunga storia, tra l'altro è senza H. Ha iniziato a provocarmi tempo fa e per difendermi ho fatto questo account. Ma chi l'ha provocato? È sempre stato lui che mi insultava su Instagram. Sai che io sono per la giustizia. Oh mio Dio, che cuore dolce, schifo Kazuo-san. L'ho appena cercato su YouTube, lo conosco di vista, lo segue il mio fratellino, ma è simpatico, dai. Vediamo cosa ci risponde. E l'iscritto fortunato che si becca la mia amicizia oggi è Angelo. Grazie mille per aver inserito il codice Kazu, K-A-Z-U, se vuoi la mia amicizia. E lui ci risponde: va bene, non seguirlo, è una cattiva persona. Ok, mi fido di te. Tu sei buono invece, proviamo un pochettino a stuzzicarlo. Cosa? Ovvio amore, cuoricino, sei la mia cucciola. Vado un attimo a vomitare. E tu sei il mio cioccolatino. Mi sta venendo il diabete, non credevo mai di scrivere ste cose al mio hater. Che bella che sei, la mia regina. Io sono la sua regina. Facciamo una partita, solo se ti va. Ma certo, mio king. Io nel dubbio ho messo i comandi invertiti per aumentare un pochettino la difficoltà della partita. Però ora che ci penso, non sono nabbi questi, perché mi ha messo tutti gli avversari ai livelli di Andre, quindi sarà molto difficile. Faccio finta di... guarda lì che mi sta vicino. No, ma dai, ma è proprio un coccolone. È proprio quello. Allora perché come si arrabbia se è così gentile con le ragazze? Guarda, guardalo, guardalo, è completamente innamorato, sta sempre addosso a me, a costo di perdere la partita. Adesso faccio finta che sono arrabbiata, vattene via, sono arrabbiata, sposta, no, no, dai, ok, ok, so la scusa, cavolo, sono morto, cioè sono morta, sono respawnato e lui continua a restare, aspetta, aspetta, prendiamolo un po' in giro, facciamo su e giù e lui continua a fare su e giù, sembra che ha attivato tipo il bot che continua a seguirmi. Oddio, schifo Kazuo-san, li sta killando tu, oh mio Dio, è stato anche killato, aspetta, ah, cavolo, sono stato killato anche io, ottimo. Ovviamente mi aspetta che respawno, piango anche io, ed è partito il conto alla rovescia per gli avversari, ma dove sono? Dai, oh, è lì a sinistra, ma dai, schifo Kazuo-san ha fatto perdere la partita alla sua crush. Sei spettacolare. Ma se abbiamo perso, ma perché mi stavi sempre addosso? Lasciami i miei spazi. Adesso faccio finta di iniziarmi un pochettino ad arrabbiare. Ti dava fastidio? Volevo solo proteggerti. Ma in questo modo abbiamo perso. Lo sai che io odio perdere. Hai vinto il mio amore per te. Non abbiamo perso, non conosci bene il gioco, ma quando fa così significa che hai vinto. Che bugiardo! Che bugiardo!
Però io nel dubbio gli scrivo: mi fai sciogliere così, quando ci vediamo ti riempirò di baci. E lui ovviamente completamente innamorato, ha perso la testa, si sta facendo i peggio film mentali. La mia Ale, il mio Joe. Perché sì, per chi non lo sapessi, ho scoperto anche il nome di Schifo Kazusan su Instagram e si chiama Giovanni. Tu di più, oddio, mio fratello sta guardando i video di quello, ma gioca a Brawl Stars. Quello sarei io. Vediamo cosa ci risponde. Penso di sì. Come se non lo sapesse. Un botto di censure. Persino il gioco censura la sua incapacità di gioco. Non lo seguire, se no ti verrà la voglia di abbandonare Brawl Stars. Sì, vabbè, addirittura. In realtà ha una bella voce, sembra simpatico. Sei per caso geloso? Assolutamente no. Lo so che tu sei solo mia. Ah, e vi consiglio di rimanere fino alla fine del video, perché ho Brawl Stars anche qui sull'iPad e tra poco entrerò direttamente con l'account Kazuo-san. Ma quando ci vediamo, non ce la faccio più a stare senza di te. Quando vuoi, anche oggi, chiamami e io ci sarò. Ok, mettiamola alla prova. Vieni ora. Vediamo cosa risponde. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e invia delle parolacce. Parliamone meglio su WhatsApp. Ah, insulti? No, no, mi ha censurato il social. Ah, ok, tranquillo. Ma ora è arrivato il momento di entrare con Kazuo-san, che ce l'ho di qua sull'iPad. Lo invitiamo direttamente con Alessia. Invita. Vado ad accettare l'invito con Kazuo-san. Oddio, eccoci qui, tutti e tre in lobby. C'è anche Kazuo-san, che sarebbe il mio account principale. Ti hanno espulso dalla squadra. Ma cosa? Cosa? Mi ha eliminato dalla squadra! Come ha fatto ad entrare? What? Quell'essere ti ha disturbata! Aspetta, non sto capendo, non sono esperta del gioco. Adesso provo a rinvitare di nuovo Kazuo-san. Perfetto, invitato. E rieccolo! Vediamo cosa dice. Ti ha invitato, ti ha inviato un messaggio per entrare nella partita? E ho appena scritto con Kazuo-san: ciao Ale, con tanti cuoricini. E mi scrive: Kazuo-san, che arcimin chi a voi? Continua a scrivere. Kazuo-san, non ti permettere, ti spacco. E io ora con Alessia ho scritto: oddio, sei lo youtuber che segue mio fratello. Mi ha espulso. No, vabbè raga, questo video è leggendario. Cioè, voi vi dovete assolutamente iscrivere al canale. Dobbiamo arrivare a 1 milione di iscritti. Lascialo perdere, è un altro lui. Ah boh, per favore non lo espellere, lascialo parlare. Va bene, solo per te. Ma come fai ad entrare? Non ti invito io. E io ho appena scritto con Kazuo-san: la smetti di cacciarmi fuori? Ma devi scassare il c***o proprio ora. Mi invita la tua crush Ale, forse è innamorata di me. Stai mettendo a disagio la mia ragazza, pezzo di m***a. Lei non ha la tua amicizia e non l'avrà mai, morto di figa, credo. Oi Joe, la smetti con sti termini? Cosa ti ha fatto di male? Ha fatto un video contro di me una volta, insultando la mia famiglia. Ma non è vero, è sempre lui che ha insultato me. Intanto io con Kazuo-san qui con l'iPad ho scritto: mi ha inviato lei l'amicizia su Insta. Vediamo cosa ci risponde later. Oh, la smetti con ste puttane. Ale, mi spieghi? Sì, prima gli ho inviato l'amicizia. Cosa c'è di male? E io con Kazuo-san me la rido. Ah, ragazzi, la vendetta va servito sempre su un piatto freddo. Ridi su sto cazzo, devi sempre rompere. Ale, ma lo segui? Mi avevi detto di no. E io rispondo: in realtà sì. Ah, ops. E Schifo Kazuo-san scrive: anche io lo seguo. Abbiamo trovato un'altra cosa in comune, amore. Quanto è bugiardo! Siamo proprio fatti per stare insieme. Ah, allora sei un mio fan. E questo l'ho scritto con l'account di Ale, il tuo fidanzato? No, no, un mio fan. Vediamo se inizi a capire. In che senso? Con Kazuo-san hanno appena scritto: sì, sì, proprio un fan. Vero, Kazu? Zitto tu, falla parlare. Ale in realtà si chiama Kazu. Ma che dici? E adesso si inizia a ridere. Ale? Ale chi? Io mi chiamo Kazu. Alessia? Kazuo-san? Oh, mi sa che se ne è accorto. Mi sa che se ne è accorto. Io esco subito dalla lobby con Kazuo-san. Perfetto, vado via.
Non ci posso credere. Trollato. Vendetta. Non ho parole, ti auguro. Adesso parte tutto col dizionario delle parolacce. Tua sorella, tua madre, mia nonna, a caso. Quindi quando ci vediamo, cuoricino King, poi spero che tu... Va bene, andiamo ad interpretazione. Pezzo di merda. Questa non dovevi farmela, ti sei messo contro la persona sbagliata. Sì, vabbè, dai, ora vai a nanna che è meglio. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Questo è assolutamente il video più epico del canale. Inserisci il codice Kazu se vuoi la mia amicizia. KZU scade ogni 7 giorni. E un saluto anche al mio hater. Ciao.